Abbiamo rinnovato l'accordo con NordVPN, però giustamente loro vogliono vedere partecipazione, vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato. Se utilizzate, usufruite una, di una VPN, ragazzi, utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale. Punto esclamativo VPN in chat. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, sosteneteci anche in questo modo. Eccoci qui, buonasera a tutti e ben ritrovati in Miniera. Buonasera, 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 buon mercoledì. Allora, come sempre, vi invito a lasciare un mi piace: nuovo aggiornamento con il generale Chiapperini. Che adesso faremo entrare. Lasciate un like che è gratuito. Non festeggi 200.000 iscritti, eh, l'abbiamo superati da un po'. Ah, diciamo che non va più di moda festeggiare gli iscritti su YouTube. Era una cosa che andava qualche anno fa. L'Oridex. Comunque facciamo entrare il generale. Buonasera, generale bentornato. Buonasera a tutti, buonasera a Lei direttore. Allora, ci sono diverse cose di cui parlare. Generale, a partire chiaramente eh, dalla visita di Zelensky dal collegamento col Parlamento europeo di, di oggi. E poi chiaramente anche i missili americani che hanno colpito a quanto pare il territorio russo. Biden qualche giorno fa aveva concesso eh, all'Ucraina di poterli utilizzare eh, limitatamente nella regione del Kursk, però a quanto pare sono stati utilizzati per colpire la regione del Briansk, se ho capito bene. Anche sì. Ehm. Sì. Um... Diciamo che siamo in, in, in un momento che definirei fluido. No? Eh, eh, subito dopo l'elezione di Trump, eh, che lo ricordiamo, però, eh, assumerà l'incarico solo il 20 gennaio del 2025, eh, quindi fin, fino al 20 gennaio 2025. Naturalmente continuerà la politica del presidente Biden. Abbiamo, come vi diceva, c'è stata una decisione eh, molto attesa dagli ucraini eh, relativa all'impiego di missili a più lunga gittata anche in. Diciamo territorio. che si sono, svegliati, si sono svegliati un po' tardi, forse. A assol assolutamente, perché eh, lo abbiamo detto più volte nei mesi scorsi anche negli anni scorsi, voglio dire, questa limitazione no, non ha senso in una guerra. La guerra è tragica, chiaramente, eh, si ha timore di eventuali escalation, però eh, la situazione è chiara, c'era un paese aggressore, un paese aggredito, a questo paese aggredito eh, erano stati concessi degli aiuti, eh, che, che, che senso eh, aveva limitare l'impiego di, di, questi, di questi mezzi e che senso ha ancora da parte di alcune nazioni eh, limitare l'impiego di questi sistemi d'arma perché? perché senza eh, la possibilità di poter attaccare obiettivi eh, in profondità noi la, noi la chiamiamo deep operations cioè operazioni in profondità Uh, che sono quelle che aiutano le operazioni a contatto no? uh, senza le operazioni in profondità, le operazioni a contatto uh, no, non hanno successo. Perché... Chiaramente parliamo poi di obiettivi militari, a differenza insomma, di qualche politico che cerca di uh, travisare queste informazioni e fare propaganda <ride> uh, eh, al certo, senso opposto, ma... che pensano non che sono... questi missili verranno utilizzati per uccidere la, la popolazione civile russa, ma questo non è così? Eh, no, non esistono armi difensi puramente difensive, armi puramente offensive, cioè le armi che i eh, sistemi d'arma, gli Atagams, eh, gli AIMARS, anche già ormai utilizzati da tempo, ma anche gli eh, Storm Shadow, perché l'altra novità è che anche la Gran Bretagna ha autorizzato su autorizzazione degli statunitensi. Può sembrare strano, ma, ma questa realtà... cosa è confermata perché io avevo letto che era uscita questa notizia, ma poi l'avevano smentita. Eh, diciamo che si è su quella linea. Eh, poi, probabilmente ufficialmente, non è stato, ancora, è stato ancora ufficializzato. In realtà, gli Stone Shadow hanno dei, eh, delle componenti statunitensi, e quindi i eh, britannici, nel momento in cui dovessero decidere. Eh, di confermare eh, questa appunto, decisione di eh, far utilizzare anche gli Stone Shadow eh, c'è bisogno appunto dell'autorizzazione statunitense. Fatto sta che questi sistemi d'arma, che vengono considerati offensivi, in realtà sono difensivi anch'essi, perché vanno a colpire obiettivi militari. Uh, tipo centri di comando e controllo e comunicazione tipo quelli che sono stati colpiti dagli storm shadow ecco perché le dico che probabilmente è una notizia confermata um, poi probabilmente non, non vogliono renderla pubblica ancora non lo so uh, però sembrerebbero proprio storm shadow quelli che hanno colpito un centro di comando e controllo e comunicazioni uh, tra l'altro in una tenuta che si ritiene presidenziale, cioè del presidente della federazione russa, dove potrebbero esserci, eh, potrebbe esserci un, eh, un comando ehm, e probabilmente, presumibilmente, anche eh, soldati eh, ufficiali eh, nordcoreani. Eh, perché eh, ricordiamocelo che eh, questa decisione è venuta anche a seguito dell'impiego dei nordcoreani nella regione di Kursk. Ecco, eh, c'è stata chiaramente una, una risposta di Putin a questa mossa di Biden. Eh, in primis, dopo la chiamata con Scholz, eh, Putin ha risposto bombardando... Eh, molte infrastrutture, colpendo molte infrastrutture energetiche ucraine. Adesso si avvicina la stagione del Grande Freddo e questo continua a essere un grave problema chiaramente per l'Ucraina. Eh, e poi anche Odessa è stata colpita con diversi morti e feriti. E poi c'è stato anche un aggiornamento sul programma di, nu, di, nucleare, se ho capito bene, da parte della Russia, che ha cambiato alcuni dettagli per le regole e quindi adesso considerano diciamo, un attacco eh, vero e proprio, eh, quindi un atto di guerra anche l'utilizzo, se un missile americano colpisce un, uh, un qualcosa in Russia, viene considerato un atto di guerra. Sì, eh, la, la reazione russa eh, c'è stata, eh, ma diciamo che non è una novità. I, i, I centri eh, militari, eh, obiettivi militari, obiettivi civili sono da mille giorni, anzi mille e uno giorni eh, colpiti incessantemente dai, dalla federazione russa con una serie di ordini eh, un po' di tutti i tipi, eh, forniti anche da alcune nazioni amiche lo sappiamo Iran, eh, Corea e così via. Tra l'altro c'è la possibilità che la Russia possa impiegare un missile intercontinentale eh, di nuova generazione, pare eh, che si chiami RS-26 mi pare, ehm, che eh, è, era nato per eh, testate nucleari eh, che potrebbe però chiaramente essere eh, utilizzato con testate eh, di tipo eh, convenzionale per colpire eh, qualche obiettivo importante in Ucraina, tanto che oggi c'era ieri e oggi eh, sono rincorse voci di questo attacco imminente. Eh, molto eh, potente da parte della Federazione Russa, che al momento non c'è stata, io ritengo, parlo dell'attacco proprio sulla capitale Kiev, poi ci sono stati invece eh, tantissimi altri attacchi, ma che, ripeto, non sono una grandissima novità e che ci dobbiamo aspettare ancora proprio come risposta eh, da parte della federazione russa a queste diciamo mosse eh, chiamiamolo anche colpo di coda da parte di biden che arriva molto molto in ritardo come diceva lei direttore ehm, per gli ucraini eh, e poi c'è la questione della revisione della dottrina nucleare russa. Ora, io questa la ritengo an anche questo su sulla linea eh, retorica, diciamo, fin qui seguita da dal dalla Russia, nel senso che ehm, si continua, continua a, 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 a portare messaggi, a mandare messaggi eh, specifici eh, per ehm, eh, intimidire l'opinione pubblica. Eh, occidentale per mettere in imbarazzo anche i, deci i decisori eh, occidentali si parla di eh, possibilità di impiego di armi nucleari nel momento in cui una nazione anche eh, non nucleare ma supportata da potenze nucleari dovesse portare eh, diciamo eh, attacchi eh, alla, alla federazione russa però ci sono dei punti molto molto importanti probabilmente ehm, non sono stati letti da molti in questa dottrina eh, molto Molto particolari perché? perché tra questi motivi che possono portare a valutare l'uso di armi nucleari eh, ci sono, ce ne sono alcuni eh, che in realtà avremmo, avrebbe potuto usare, eh, avrebbero potuto usare gli avversari della Russia. Eh, co cosa voglio dire? Ne eh, elenco alcuni. No? Uno dei motivi è la creazione di alleanze di nuove alleanze, un rafforzamento di alleanze in atto che ehm, con un avvicinamento diciamo al confine con la Russia. È chiaro il riferimento all'eventuale adesione dell'Ucraina alla NATO, no? E in realtà poi è la Russia che ha attaccato intanto e ha attaccato con una diciamo così coalizione. Che comprende amici, stati, amici, paesi, amici, eh, che in maniera diretta o indiretta l'hanno supportata, eh, da parte della Bielorussia, all'Iran, alla Corea del Nord, come, come dicevamo. Tra ah, l'altro, come... generale, no, volevo soltanto aggiungere che oggi eh, Putin ha fatto delle dichiarazioni in merito proprio a eventuali trattative. Lui ha detto "Sono disposto a parlare con Trump eventualmente per un congelamento del conflitto". Quindi non parla di fine della guerra, ma di congelare il conflitto, però chiaramente alle sue condizioni e una di queste è quella che l'Ucraina non entri nella NATO, quindi le cose non cambiano, quindi la realtà dei fatti è che come si ripete da tanto tempo per fare la pace servono due interlocutori al momento da una parte non c'è questa reale voglia di fare una pace giusta che metta tutti d'accordo? Assolutamente sì, nel senso che eh, intanto non si, non si può parlare di pace, perché la pace, per, la pace non l'accetteranno, eh, nessuno dei contendenti accetterà una pace. Si può parlare di cessate il fuoco, si può parlare di tregua. Lasciando la situazione così eh, com'è, eventualmente, e in futuro poi eh, trovare una, una soluzione. In Corea la stanno aspettando da quasi 80 anni, questa, questa soluzione. No? E poi abbiamo visto come, eh, come si è sviluppata la Corea del Sud e come si è sviluppata la Corea del Nord. Um, però eh, questo primo punto che, che di cui le parlavo eh, va proprio in, in quella direzione. Cioè, Putin dice: eh, quello è, un, è uno dei punti sui quali io non transigo, cioè eh, l'avvicinamento la, dell'Ucraina alla, alla NATO. No? Ma c'è cioè, un altro punto molto eh, strano, chiamiamolo strano. Eh, dice io. Potrei utilizzare l'arma atomica nel momento in cui vengono pianificate e condotte esercitazioni militari ai confini con la Russia. Ma insomma, in realtà queste esercitazioni militari le hanno condotte proprio la federazione russa e ha portato a. Alla, non dimentichiamocelo, all'invasione dell'Ucraina, cioè da dicembre 2021 a febbraio 2022 hanno condotto esercitazioni ai, ai confini con l'Ucraina per poi attaccarla, invaderla e così via. Quindi questa, queste sono minacce, sono, è una mistificazione. No? In realtà si va. A incolpare il paese aggredito e chi lo supporta di azioni che invece sono state condotte inopinatamente proprio dalla Federazione Russa. Dopodiché, io sull'impiego di armi nucleari avrei molti, molti dubbi. Per, intanto c'è un, un, un motivo politico e eh, riguarda i suoi. Poi della Russia, eh, chiamiamoli amici. Cioè, in questo momento, Cina e India, in questo momento storico in cui Cina e India si stanno espandendo economicamente, non, non accetteranno mai un'escalation uh, un che uh, possa portare a, al, al blocco, ad esempio, dei commerci mondiali. Mai. Ma poi c'è anche un altro motivo molto importante di natura tecnico-militare e qui ho, posso dire qualcosa in più e riguarda proprio l'impiego, cioè dove impiegare queste armi eventualmente, queste armi nucleari. E perché? Perché un'arma nucleare non è un, un, un missile normale, convenzionale. Un'esplosione nucleare comporta... Tanti, diciamo, tante conseguenze. Un'esplosione nucleare non ha solo un effetto distruttivo in chilometri di raggio, non ha solo un effetto termico, non ha uh, solo un effetto elettromagnetico perché andrebbe anche a bloccare tutti i sistemi elettrici, elettromagnetici, eh, ma ha un una grossa eh, conseguenza che è quella della ricaduta radioattiva. Ora la, voi immaginate il fungo atomico, no? esplosione nucleare, fungo atomico, il fungo atomico va su di decine di chilometri e poi ci sono i venti che trasportano questo materiale che è stato sollevato a seguito dell'esplosione, e che è stato reso radioattivo dall'esplosione. I venti trasportano per centinaia di chilometri, poi dipende dalla potenza dell'ordigno nucleare, trasporta questo materiale radioattivo. E questo materiale radioattivo se tutti, andrebbe a finire dove? Andrebbe a finire sulla popolazione ucraina andrebbe a finire sui soldati ucraini ma andrebbe anche a finire sui soldati russi al fronte a contatto e sulle città russe dei confine, eh, eh, dei confine con, con l'Ucraina o dell'area dove è stato impiegato questo ordigno nucleare quindi ho molti dubbi e se è possibile è l'arma nucleare ce l'hanno ma lo ritengo veramente poco, poco probabile. Insomma. No, no, sono, sono assolutamente d'accordo, direi. Mi viene da pensare che chiaramente, come lei ha detto... La Russia probabilmente ha iniziato questa guerra proprio per evitare che l'Ucraina aderisse alla NATO, quindi accettare adesso che l'Ucraina entri nella NATO è chiaramente impossibile per Putin perché sarebbe, eh, sarebbe una sconfitta, ovviamente. Quindi eh, cosa può, eh, può offrire l'Occidente, cosa può offrire Trump a Putin per congelare effettivamente il conflitto? Eh, questa è la domanda delle domande probabilmente. E forse non c'è una risposta, cioè le uniche soluzioni che mi vengono in mente sono o il collasso dell'Ucraina o il collasso economico della Russia oppure la chiusura dei rubinetti dell'Occidente che non fornisce più aiuti all'Ucraina e quindi la costringe ad accettare le condizioni della Russia. Cioè sono questi tre scenari, non ce ne sono altri. È così io nel, nel libro che, che ho scritto tre mesi dopo eh, partendo da fogli bianchi no? tre mesi dopo l'inizio del, del conflitto della guerra eh, che poi l'ho intitolato il conflitto in ucraina in realtà è una vera e propria guerra dicevo eh, diciamo, proprio questo a conclusione dicevo beh qui ci, ci potrà essere oh, una sconfitta completa eh, de, dell'Ucraina, sconfitta completa delle truppe russe in Ucraina oppure una coreizzazione, diciamo così, eh, del, del conflitto. Allora, non siamo nei primi due casi perché eh, la Russia continua ad avere l'iniziativa sul terreno, ma l'Ucraina, dal canto suo, continua a reggere, cioè non è in rotta, eh, sta perdendo territori, ma centinaia di metri al giorno, quindi non, non, non dobbiamo vedere gli ucraini che stanno scappando, stanno, stanno, sono in fuga. ok? Quindi dobbiamo Poi pensare... ce lo dimentichiamo, ma l'Ucraina è gigantesca, cioè, non è che stiamo a parlare di, della Sardegna. ecco. E <ride> eh, certo. eh, comunque la linea del fronte si muove lentamente, molto lentamente, quindi è una guerra un tanto di, di logoramento al momento. Quindi, quale potrebbero, come si potrebbe uscire no, da questo? Anche Zelensky ha detto: nel 2025 si potrà trovare eventualmente una soluzione diplomatica. Vede, noi dobbiamo pensare a quali sono le carte in mano ai russi e quali sono le carte in mano agli ucraini. Le carte in mano ai russi sono i territori che erano stati già. Eh, Acquisiti diciamo così, eh, dal, nel 2014, quindi parliamo di parte del Donbass e della Crimea, Gli, i territori che sono stati acquisiti, conquistati con la guerra del, che è partita nel 2022, e qui parliamo quindi di ulteriori territori della Donbass, compresi Mariupol e Bakhmut, che è tanto. Uh, tante vittime hanno fatto battaglie per queste due città e quindi ritengo che anche queste due città siano una linea rossa linea rossa per putin che non può dire dopo aver perso così tanti soldati ecco, le restituiscono eh, e poi sono quelle parti delle altre due regioni cherson e savorita um, e, Zaborizio. e quella piccola parte a nord di Kharkiv, ricorderete quel, quell'offensiva con cui eh, i russi hanno tentato di raggiungere la seconda città per importanza, per estensione dell'Ucraina, Kharkiv. E sono in altra carta nelle mani dei russi, sono in offensiva, cioè hanno l'iniziativa e continuano, riescono a colpire l'Ucraina eh, in profondità, sulle città, su obiettivi militari e così via. Se invece andiamo a vedere cosa hanno gli ucraini in mano, gli ucraini in mano hanno un territorio russo, un pezzo di territorio russo, e vi ricorderete, molti avevano criticato quel, quell'attacco nella regione di Kursk, in realtà quella è una carta fondamentale che continua ad essere in mano agli ucraini. E che stanno tra sono... l'altro resistendo, insomma, la Russia sta cercando di riconquistare, ma per ora non ci sono grandi certo. cambiamenti. Beh, Putin aveva detto che entro il primo ottobre la dovete liberare i suoi generali, no? Ecco, siamo a quasi, quasi a fine novembre, sono trascorsi quasi due mesi, e in realtà è rimasto così com'era. Cioè, cioè, a parte un, una penetrazione che, dei russi che ha consentito di evitare l'allargamento del territorio conquistato a sud del fiume Sein. Eh, Perché certo, gli volere. ucraini sono di fatto intrappolati lì, i soldati che stanno lì. Eh, no, no. no, non sono intrappolati. Eh, lì c'è un saliente ucraino. Sono anche ucraino tra i soldati che... migliori, se ho capito bene. Le parla di Sein sotto il fiume? Sì, sì, dico nella regione del Kursk ci sono, sono stati inviati comunque dei soldati tra i, tra i migliori di quelli ucraini. Eh, ci sono stati, eh, sono stati intrappolati soldati russi, usati soldati ucraini, ma in realtà il saliente ucraino è ancora intatto. cioè L'area intorno alla città di Sozza è ancora lì intatta, si tratta di 40 km per 40 km circa. Eh. Nell'area di Kharkiv i russi sono riusciti a mantenere un territorio ampio, 7 km. Uh, o meglio profondo 7 km e ampio 20 quindi diciamo la metà del territorio che gli ucraini sono riusciti a conquistare a Kursk. e quella è, il, è il, la prima carta che hanno una delle carte poi ce ne sono altre due fondamentali l'adesione alla NATO di cui parlavamo e l'adesione all'Unione Europea poi c'è anche il supporto occidentale questa è la carta che non è in realtà nelle mani degli ucraini, ma è nelle mani degli occidentali e in primis degli statunitensi. Ecco l'iniziativa di Trump. Trump dice, beh, io sono il maggior eh, supporter eh, finora, io, gli Stati Uniti, siamo stati i maggiori supporter dell'Ucraina. Per ora dobbiamo eh, raggiungere una soluzione perché non intenderei più eh, spendere più di tanto eh, e, e, e gioca la sua carta, gioca la sua carta. Ora questa carta potrebbe essere sostituita da un surrogato, no? che è quello dell'Unione Europea e di altre nazioni occidentali, perché ci sono ancora anche altre, eh? c'è cioè, il Giappone, l'Australia, il Canada e così via ma non sappiamo quanto questo surrogato possa sostituire in toto gli aiuti che finora sono arrivati eh, dagli Stati Uniti. Quindi in questo, ho parlato di tutte queste carte, ecco, questo scambio di queste carte, ecco, eh, 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 tra, nello scambio di queste carte c'è la soluzione possibile e quindi non lo so, non lo so cosa potrà essere potrebbe essere, non so, Cedo, Crimea, Cedo, non Cedo, al momento rimane sotto controllo russo, Crimea, tutto il Donbass, eh, scuso, Prokofs, Sloviansk, Kramatos. un altro pezzo o pezzi eh, di, di Kherson e Zaporizia, uno scambio di territori, Kursk torna ai russi, eh, Kharkiv, l'area di Kharkiv torna agli ucraini, Potrebbe essere anche stop ai, ehm, ai, agli attacchi in profondità sia da parte dei russi che da parte degli ucraini, e dopodiché un cessate il fuoco. È la soluzione poi che potrà avvenire negli, potrà esserci negli anni a venire. Ma non sappiamo se questo potrà essere accettato da una parte e, o dall'altra parte. In tutto ciò l'Europa chiaramente si deve organizzare per eventualmente riuscire a compensare i meno aiuti che arriveranno dagli Stati Uniti. E non è facile, e non è facile perché, eh, come ho già detto altre volte, no, non è pronta l'Europa o non era pronta sicuramente nel 2022, probabilmente non, è, non lo è ancora oggi, perché, perché eh, i fondi dedicati alla difesa sono sono eh, sempre stati insufficienti, continuano a essere un po' di più, ma eh, probabilmente questo eh, incremento di, dei budget per la difesa può andare al momento a, ehm, diciamo, col, colmare le carenze capacitive che già c'erano. Ci vorrebbe uno sforzo ancora ulteriore per. Eh, poter fornire all'Ucraina tutto ciò che finora ha for hanno fornito gli Stati Uniti. Non è detto, attenzione, eh, Trump ha detto delle cose, ma, ma eh, bisogna vedere poi come, come risponderà, eh, come risponderà Putin, perché eh, beh, Trump è imprevedibile, eh, probabilmente la risposta Trump si aspetta una certa risposta da Putin. Se questa risposta non, dovrebbe, non dovesse eh, dargli soddisfazione, non è detto poi che eh, non continui nella politica che finora è stata, è stata seguita dagli, dagli Stati Uniti. C'è eh. eh, da dire questo... che l'Europa al momento, um, cioè non al momento, ma con, mi sembra che per ora continui sulla falsa riga insomma, degli ultimi anni, ovvero ci si muove singolarmente, ognuno... Fa le sue dichiarazioni, fa le sue mosse a livello nazionale e non ci si muove in modo veramente coeso. Cioè, la chiamata di Scholz a Putin è stata un po' un autogol, forse un segno di debolezza. Ha fatto arrabbiare anche la Polonia, ha fatto arrabbiare la Francia e Putin poi, insomma, ha risposto il giorno dopo bombardando mezza Ucraina. <ride> Io la vedo un po' più parto da quest'ultima. Considerazione relativa a Scholz eh, non la vedo così in maniera negativa il fatto che si, ci si senta, gli si dica perché se Scholz avesse, avesse detto ora, non conosciamo bene, bene tutti i contenuti di questa interlocuzione, ma se gli avesse detto per noi, per me, devi ritirarti. La pace è giusta è eh, ritirarti dall'Ucraina, beh, perché no, perché non dire perché non ribadire? da parte di uno dei maggiori rappresentanti di una delle maggiori eh, nazioni eh, europee questa cosa, Putin. Quindi, vabbè, però il fatto che si continui ad andare... Eh, Beh, sapendo che... che comunque la risposta sarebbe stata chiara da parte di Putin, è sembrato sì. più un segno di, di voler riallacciare un po' i rapporti, ecco, per quello che sì. forse la Polonia e la Francia non hanno gradito. Sì, in effetti. E anche l'Ucraina non ha gradito. Eh. E anche, anche così, anche se, ripeto, non la vedo. Il, il problema lì è che, che ha parlato lui e non ha parlato l'Europa. Eh, ha parlato il singolo, e non ha parlato l'Europa, ma l'Europa non può parlare eh, proprio per, 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 per la sua caratteristica, eh, di, per le sue, eh, la sua governance. Uh, ci sono paesi che pongono veti ed ecco qui perché c'è stata la riunione del si chiama Weimar Group, cioè uh, Francia, Francia, Polonia e Germania, a cui si sono uniti Italia. Spagna e Gran Bretagna, che a Varsavia sono riuniti e hanno ribadito il proprio sostegno all'Ucraina. Cioè si parla di una coalition of willing, cioè una coalizione di volenterosi, che è il modo per poter superare eh, i veti che, che ci sono in Unione Europea. Anche se poi l'Unione Europea continua. A, a, a supportare eh, l'Ucraina eh? non in, non nella maniera in cui l'Ucraina si aspetta no? chiaro vedremo insomma cosa succederà ne, nelle prossime settimane leggevo invece eh, che Giorgia Meloni il governo italiano vorrebbe cercare di aumentare un po' eh, diciamo le spese relative a eh, al comparto militare per cercare lentamente di raggiungere quel famoso 2% che ci siamo impegnati con la NATO a raggiungere. Bene, lo, lo, dico, lo dice lo dico io. Sono un generale, quindi non è chiaro che tira acqua sul mulino, ma io sono convinto da cittadino di questo. Eh, lo, lo abbiamo visto. L Abbiamo visto cosa e vediamo cosa continua ad accadere. Qui ci sono autarchi, ci sono dittatori, ci sono guide supreme religiose eh, che stanno provando a eh, mettere il bavaglio all'Occidente. Ora, finché lo mettono eh, sul livello, a livello diplomatico, eh, vabbè, è una loro eh, prerogativa, chiaramente, una prerogativa di. Qualunque paese nel mondo. Il problema è che lo stanno facendo in maniera invece, lo stanno facendo in maniera violenta, assolutamente violenta. E eh, io credo che l'Occidente in questo momento sia sotto attacco. Quindi, questa voglia, ad esempio, dei BRICS o di altri di eh, riequilibrare eh, il mondo, in realtà, no, in realtà. Cina e India, come dicevo prima, si stanno espandendo in maniera esponenziale. Eh, sono, non, hanno, non hanno bisogno di riequilibrare perché lo sta, sta, già sta già accadendo. Quindi quella è una scusa per poter invece eh, impiegare anche la forza, anche la forza per, eh, per eh, mettere il bavaglio all'Occidente. È una cosa che questa io una cosa che non accetto eh, personalmente come cittadino e per far questo c'è bisogno di deterrenza eh, per avere una giusta deterrenza non ci possiamo affidare solo agli stati uniti e lo vediamo lo abbiamo visto perché perché negli stati uniti potrebbero eh, a un certo punto come potrebbe accadere nei prossimi mesi cambiare rotta e lasciarci eh, lasciarci da soli eh. Eh, e poi lì, lì cosa facciamo? Eh? Eh, c'è bisogno di essere pronti, di essere pronti, c'è bisogno di avere una eh, deterrenza eh, significativa eh, contro chi usa la violenza. Per poter far questo, c'è bisogno di raggiungere quel 2%. Ora, non sto qui a dilungarmi del perché proprio. Proprio il 2%, ma, è, ma sono, degli, eh, sono degli studi che sono stati fatti e che ehm, dicono che, con, grazie al 2%, e al livello di ambizione di una certa nazione, questa nazione, solo grazie a quella percentuale, riesce ad avere forze eh, sufficienti, forze sostenibili e forze che possono essere ammodernate. Periodicamente eh, nel, 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 nel futuro, perché io posso, io, l'esercito italiano, eh, le forze armate italiane, in questo momento non hanno grossissimi problemi. Gli manca la componente corazzata, gli mancano le artiglierie e così via. Però ancora eh, riusciamo, riusciamo a sopravvivere. Però fra un po' non avremo anche tante altre componenti. Perché, se rimaniamo intorno all'1%, ora abbiamo raggiunto l'1,5%, ma non raggiungiamo quel famoso 2%, man mano eh, questa resilienza dura fino a un certo punto. Poi alla fine scrolla tutto, crolla tutto. Speriamo di no. Speriamo di no, chiaramente. Bisognerebbe anche investire meglio le risorse che abbiamo. Insomma, al momento. La maggioranza delle risorse nel comparto militare vengono date a stipendi generali. Eh, su, su questo, direttore, però mi, mi, la devo contraddire: nel senso che se ha un certo budget no? e ha determinate forze, gli stipendi sono incomprimibili, no? Esatto, <ride> Ma... però forse no. siamo siamo. Cioè, ora non vorrei dire una, una castroneria, però abbiamo troppe forze armate, anche pensando a polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza, e quello, eh, polizia. E quello, e quello è un altro discorso. Forse ci sono un po' troppi comparti, quello volevo dire. Ecco. Assolutamente sì, lì sono d'accordo. Ma se parliamo solo di forze armate e eh, ho 100 e spendo, eh, dovrei spendere il 50% per, gli, per le, il personale stipendi e così via formazione e così via il 25 sul funzionamento cioè eh, per il mantenimento dei mezzi manutenzioni infrastrutture e così via e, il, e esercitazioni esercitazioni e il 25 in investimento cioè in nuovi mezzi aggiornamenti in noi invece abbiamo il 75 per il speso per il personale, ma questo non significa perché abbiamo scelto di destinare il 75% al personale, e perché gli stipendi sono quelli, sono incomprimibili, è una spesa incomprimibile. Avendo quel budget, il 75% va a finire eh, al personale, eh, e, e gli stipendi non sono eleva, elevati. Eh. Attenzione, come dice allora riduci lo stipendio. Stipendi un nostro soldato prende quanto un bravo commesso in un bel eh, supermercato. Eh? Idem gli ufficiali, attenzione, gli ufficiali, che perché poi diciamo, il generale parla dei soldati e non parla gli ufficiali. Vi, vi assicuro che in confronto a tutte le altre nazioni prendiamo anche di meno, molto di meno. Prendevo. <ride> va bene, grazie mille Generale la lascio andare, alla prossima buona serata ringrazio lei ringrazio, direttore, ringrazio tutti per l'ascolto buona serata a tutti grazie Generale, grazie a tutti voi per averci seguito, ci rivediamo domani alle 12 su Twitch grazie la Radice Quadrata che si è abbonato abbonata abbonato, abbonata, non lo so Vabbè, abbonatevi, supportateci ragazzi perché il nostro lavoro può esistere soltanto se ci supportate, purtroppo non siamo eh, pagati dai poteri forti, non siamo una rete televisiva, non abbiamo chissà quali sponsor. Ecco. Quindi al costo di un caffè potete supportarci. Grazie. Buonasera.